Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi, secondo tutorial in collaborazione con la Bibicraft, andremo a realizzare insieme un bracciale dove la protagonista indiscussa sarà la pietra dura. Io da sempre amo le pietre dure, ve ne ho già parlato in passato. Se venite a casa mia troverete in giro per casa sempre delle ciotoline con delle pietre. Ne ho anche una qui sopra il tavolo di lavoro. In questo momento ho queste pietre qua sopra il tavolo, ma io poi le sposto, le giro, mi piace cambiare disposizione, contenitore, insomma, io amo le pietre da sempre. E quindi appunto volevo creare qualcosina con le perline e con le pietre dure. Ed è nato questo bracciale che io amo da morire. Guardate che carino indossato, poi lo trovo adatto anche per gli uomini, usando magari dei cristalli di cipollottini, non magari sgargianti, ma magari opachi. Ecco, non mi veniva la parola. Io lo trovo veramente bellissimo. Ho realizzato questo colore e poi l'ho fatto anche in quest'altro colore. Per entrambi ho usato della giada, qui una giada che ha delle sfumature sul rosa marrone, qui invece sul marrone e verde. Io li trovo veramente bellissimi. Oggi andremo ad utilizzare invece questa meravigliosa apatite che mi ha inviato la Bibicraft. Ve la faccio vedere fuori dalla bustina, cioè guardate i colori, è bellissima questa apatite. Vi faccio vedere anche il codice e poi dell'azienda utilizzeremo anche la chiusura, che sono quelle che ho già utilizzato anche per questi bracciali, sono a T-bar. Sono tantissima, questa è una box che ne contiene un sacco, mi sembra 157, il codice è questo. Comunque di tutto quello che utilizzo oggi dell'azienda ve lo lascio linkato sotto nell'info box. Niente, quindi oggi andremo a fare insieme questo bracciale. Ora vi lascio alla lista dettagliata di tutto il materiale che ci servirà per realizzarlo. Allora, per questo progetto ci occorrono le perle di pietra dura da 6 mm. Questa, come vi ho detto prima, è l'apatite. Vi rimostro il codice, eccolo qua. Poi ci serviranno Super Duo. Io utilizzo due colorazioni. Quella principale è la Jonquil Picasso, mentre come secondo colore utilizzo questa, la Tropical Rainforest. Poi mi serviranno cipollotti 4x3, questi sono di semplici bijou nella colorazione verde bosco. Poi mi serviranno rocaille 110 e 80 della Miyuki. Come 110 utilizzo le Metallic Chocolate, mentre come 80 le Opaque Chocolate. Ovviamente vi servirà una chiusura, io utilizzo questa che mi ha sempre inviato l'azienda a T-bar, vi rimostro il codice, qualche anellino per collegare la chiusura alla creazione, come ago utilizzo un ago numero 10 e come filo, come sempre, il Fireline da 0,15. Ora sistemo il materiale e iniziamo con il tutorial. La prima cosa da fare è quella di inserire sull'ago una rocaille 110, 3 Super Duo, un'altra rocaille 110 e una perla da 6, una pietra dura. E ripeto questa sequenza di perline per un totale di 2 volte. Poi chiudo a cerchio, ripasso in tutte le perline, faccio un doppio nodino e mi devo portare ad uscire da una delle perle in pietra dura. Sto quindi uscendo dalla pietra dura con il filo e adesso devo mettere sull'ago questa sequenza di perline. Una rocaille 110, 3 super duo, un'altra rocaille 110 e una perla in pietra dura e poi di nuovo una 11, 3 super duo e una 11. Ecco qua la sequenza. Porto tutto a fine filo e mi devo inserire nuovamente nella perla di partenza. Vedete, sto uscendo con il filo da sotto, io mi vado ad inserire con l'ago da sopra e tiro il filo. In questo modo si formerà il secondo anellino, il secondo modulino. Adesso, senza mettere niente sull'ago, devo ripassare in tutte le perline appena inserite fino a portarmi ad uscire dalla perla, da qua. E
e devo fare la stessa identica cosa. Rifacciamolo un'altra volta insieme. Metto sul lago una 11, 3 su per 2, un'altra 11 e una pietra dura, una perla di pietra dura. Poi una 11, di nuovo 3 su per 2 e un'altra 11. Vi faccio vedere così. Porto sempre tutto a fine filo e come prima mi devo inserire nuovamente nella perla dalla quale sto uscendo con il filo. Prima stavo uscendo da sopra, adesso mi devo inserire da sotto, da qua, e tiro il filo. In questo modo si formerà il nostro terzo anellino, terzo modulino. Sempre senza mettere niente sul lago, ripasso in tutte le perline appena inserite fino a portarmi ad uscire dalla perla, dalla perla di pietra dura, da questa, e tiro il filo. Tirate, mi raccomando, bene il filo. Ok, quindi ripeto questo passaggio per tutta la lunghezza desiderata del bracciale. Allora, vi do un'idea un attimo sulla lunghezza. Per un bracciale di 15 cm, esclusa la chiusura, ci vanno 16 perle da 6 mm, 16 pietre. Mentre se volete realizzare un bracciale un po' più grande, tipo un 17 cm, sempre esclusa la chiusura, ci servono 18 perle da 6 mm. Quindi, ripetiamo questo passaggio e arriviamo alla lunghezza che ci serve. Ok, una volta realizzata tutta la lunghezza del bracciale che mi serve, mi sono portata ad uscire con il filo dal foro inferiore della super duo centrale di destra dell'ultimo modulino, vedete da questa. Senza mettere niente sul lago, entro nel foro superiore della stessa super duo e tiro bene il filo. Ok. Adesso metto sul lago 3 rocaille 11-0 e mi devo inserire nel foro superiore della super duo centrale di sinistra, in questa, e tiro il filo. Poi di nuovo carico sul lago sempre 3 rocaille 11-0 e torno ad inserirmi nel foro superiore della super duo centrale di destra. Allora, non preoccupatevi se le perline non stanno proprio al loro posto, ma si sistema tutto nei passaggi seguenti. Adesso, senza mettere niente sul lago, ripasso nelle 3 rocaille 11-0 che trovo dopo, nel foro superiore della super duo centrale di sinistra. E poi passo direttamente nel foro inferiore della super duo dopo e passo anche nella 11-0 successiva e tiro sempre bene il filo. Mi raccomando, in ogni passaggio tirate bene il filo. Ok, adesso passo nella perla, nella rocaille 11-0 dopo e nel foro inferiore delle prime due super duo che trovo. Ok, quindi mi trovo al punto di partenza come prima. Adesso di nuovo passo direttamente nel foro superiore della super duo centrale e inserisco nuovamente le rocaille 11-0, quindi carico 3 rocaille 11 sul lago e mi vado ad inserire nel foro superiore della super duo centrale di sinistra e tiro il filo, altre 3 rocaille 11-0, 2 e 3 e torno nella rocaille centrale di destra, così come prima ripasso nelle 3 rocaille, mi inserisco nel foro superiore della super duo di sinistra, in quella sempre centrale, e poi passo direttamente nel foro inferiore della super duo dopo e nella prima rocaille 11-0 che trovo. Poi di nuovo passo nella pietra e tiro bene il filo e passo anche nella rocaille e nel foro inferiore delle prime due super duo che trovo e tiro il filo.
e mi vado ad inserire sempre nel foro superiore della Super Duo centrale di destra. Ok, quindi sono pronta a ripetere il passaggio. Quindi devo fare lo stesso inserimento di Rocaille 11.0 per tutta la lunghezza del bracciale. Ok, ho completato tutto il giro, poi sono tornata indietro da questa Super Duo, sono salita nelle perline successive, mi sono portata ad uscire con il filo dalla prima perla di pietradura, da questa. Adesso metto sul lago 3 rocaille 8-0 e mi inserisco nel foro superiore della prima Super Duo che trovo subito a destra e tiro il filo. Ok. Adesso metto sul lago una rocaille 8-0 e mi inserisco nel foro superiore della Super Duo dopo e tiro il filo. Poi un cipollotto e mi inserisco sempre nella Super Duo dopo e tiro il filo e poi inizio ad alternare sempre una rocaille 8-0 ad un cipollotto. Zero e mi inserisco nel foro superiore della Super Duo dopo cipollotto e mi vado ad inserire nella Super Duo dopo. Quindi ripeto questa sequenza di perline per tutta la lunghezza del bracciale. Ok, ho terminato tutto questo lato finendo con l'ultima rocaille 8-0. Poi metto sul lago 3 rocaille 8-0 e mi inserisco nella perla di pietradura e tiro il filo. Ok, adesso devo fare la stessa cosa che ho fatto per questo lato, anche per questo. Iniziamo insieme, quindi comincio mettendo sul lago 3 rocaille 8-0 e mi inserisco nel foro superiore della Super Duo che trovo subito dopo. Poi di nuovo una rocaille 8-0 sul lago e mi inserisco nella Super Duo dopo. E poi inizio ad alternare un cipollotto con una rocaille 8-0. Oh, mi è scappata. Avanti così per tutta la lunghezza del bracciale. Ok, ho inserito l'ultima rocaille 8-0 e termino il giro inserendo di nuovo 3 rocaille 8-0 e punto lago nella perla. Ok, e questo è il risultato. Ok, adesso senza mettere niente sul lago, ripasso nelle perline tornando indietro e mi devo portare ad uscire dalla seconda rocaille 8-0 delle tre appena inserite, da questa qua. Sto appunto uscendo dalla seconda rocaille 8-0 delle tre appena inserite, metto sul lago un 8-0, un cipollotto, due rocaille 11, un altro cipollotto e un'altra rocaille 8-0. Questa sequenza di perline qua e mi vado ad inserire, salto la prima rocaille 8-0 dopo la perla e mi vado ad inserire nelle due dopo e tiro il filo. Adesso vi consiglio di tornare indietro e ripassare qualche volta all'interno di questo cappietto. Poi scendiamo all'interno delle perline lateralmente, mi porto ad uscire dall'altro lato sempre dalla seconda rocaille 8-0 e faccio la stessa cosa formando un archetto anche nell'altra estremità come ho appena fatto. Ho inserito anellini e la chiusura e questo è il bracciale terminato. Guardate che bello, mi piace troppo. Lo farò sicuramente anche in altri colori. Guardate che belli. Adoro. Spero tanto che piaccia anche a voi questo progetto. Se lo rifate, taggatemi così vedo le vostre versioni. Io vi ringrazio per aver seguito questo tutorial. Vi mando un super bacione e vi do appuntamento prestissimo con altri video. Ciao!